Di seguito vi lascio l'intervista che ho fatto ai ragazzi della staffetta 4x100 metri dell'Atletica Pianura Bergamasca, che in occasione dell'Atletica Elite Meeting di Milano hanno realizzato il minimo per poter partecipare al challenge. E come chicca tra i componenti della staffetta c'era anche Moussa Ndiaye, atleta che ha partecipato anche 150 metri correndoli in 15 e 65, dove tra l'altro è anche arrivato secondo, battuto soltanto da Jeremia Azu, che comunque è riuscito a stare davanti ad Adam Gemili, che è un atleta da 9,97 nei 100, per farci capire. Piccola nota di questa intervista, ho dovuto purtroppo togliere l'ultimissima parte dell'intervista perché avevo il cellulare che stava andando in surriscaldamento, stava praticamente per esplodere e quindi mi ha interrotto la registrazione e non me ne sono accorto. Mannaggia me. Ma sono riuscito comunque a salvare l'ultimissima frazione dell'intervista in cui ho, diciamo, obbligato i ragazzi a inventarsi una posa come chiusura dell'intervista, quindi vi lascio l'intervista. Eccomi qua, ci sono, siamo qua con tutta la staffetta 4x100 della pianura bergamasca e tra l'altro con Musa, che ha fatto anche 150, anche credo un ottimissimo tempo, non ho visto non ci il sei tempo. Ancora, non lo so nemmeno io che cosa ho fatto. Poi mi dicevate prima che puntavate al minimo per la 4x100 nel challenge. È stato fatto? Ce l'abbiamo fatta quindi? Sì, ce l'abbiamo fatta subito in prima gara, quindi è stato bello. Poi dopo anche con tanti margini di miglioramento, visto che abbiamo sbagliato un po' di cose. Comunque, bene, bene, siamo soddisfatti. Gli altri componenti della staffetta siete tutti specialisti nei 100 metri o qualche 200 metrista? Magari qualcuno fa il martello, non si sa mai. 100 e 200. Come ti è stata la gara? Che frazione eri? Ero la quarta e mi è sembrato buono. Sono partito alla fine anche giusto a segno, che era l'obiettivo, e l'obiettivo principale di oggi per me era almeno quello di correre bene. Quindi ci sono riuscito a fare entrambe, quindi sono molto soddisfatto. Io terzo frazionista, buono, buon esordio. Faccio i 100. Ci aspettiamo di meglio nelle prossime uscite, però essendo l'esordio tutto bene. Anch'io faccio i 100, prima frazione. Si può migliorare qualcosa sull'uscita dai vlog? Quello sicuramente, forse il caldo non ha aiutato molto, ma buone sensazioni in vista delle prossime gare. Adesso dovrei rispondere te perché sei quello più vicino a me, sei stato designato. Pianura Bergamasca, magari non tutti sanno dove vi allenate, dov'è la società Pianura Bergamasca? Allora, perché? Quindi raccontiamolo un po'. Non penso di essere quello giusto perché sono l'unico di Milano che si allena a Milano al 25 aprile, però loro so che si allenano a Durmiano, nella pista dei 200 all'aperto. So che lavorano parecchio, ovviamente anche noi a Milano, ma siamo abbastanza un bel gruppo e quello sicuramente aiuta. Assolutamente. E voi a Durmiano com'è l'allenamento? Com'è la pista soprattutto? Che so che non è una super pista. Allora sì, è una pista da 200, però all'aperto. L'ambiente è ottimo. Abbiamo solo a volte i bambini che si allenano, però noi abbiamo un grandissimo gruppo che si sta sempre ampliando e abbiamo tantissima confidenza sia con allenatori che tra di noi, e quindi questo è necessario per migliorare i risultati ogni volta. Tanta roba, davvero tanta roba, il fatto che siete sui 200 metri, cioè una pista sui 200 metri è difficile poi ottenere super super risultati, ma invece a voi, cioè, li state ottenendo. Nonostante la difficoltà di allenarsi in una pista del genere, siete comunque presenti poi al challenge. Dato che abbiamo anche qualcuno che ha fatto una doppia gara, Musa, vuoi raccontarci qualcosa in generale? Ti lascio proprio te il microfono, così riesci anche. Diciamo che, vabbè, non ci alleniamo in condizioni molto difficili, visto che è una pista da 200, ma all'aperto. Quindi d'inverno, cioè, non abbiamo altra scelta che dobbiamo allenare lì per forza, perché non ci sono alternative. Siamo un gruppo molto unito, diciamo che siamo una piccola ma grande famiglia. Anche quello ci aiuta molto da un punto di vista anche mentale, bello, bello. Che in atletica è una cosa molto importante.